Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per raccontarvi un caso drammatico. Questa è una storia fatta di bugie in cui niente è come sembra. Internet è sempre l'elemento cardine di questo video ed oggi parliamo del caso di Meghan Mayer. Meghan Mayer è un'ennesima vittima di internet e questa volta il luogo in cui accade il tutto è MySpace, una rete sociale creata nel 2003 che offriva la possibilità di avere un blog personale, profili personali o ancora gruppi. Inoltre su MySpace era possibile pubblicare video, foto o ancora musica. Ma, come al solito, andiamo con ordine. Meghan Mayer nasce nella città di O'Fallon, nel Missouri, il 6 novembre del 1992, da Christina Mayer, detto Tina, e da Ronald Mayer, detto Ron. È una ragazzina con diversi hobby, Meghan le piace andare a nuoto, la musica rap, adora stare a contatto con gli animali, le piacciono particolarmente i cani. La sua infanzia, dall'asilo alle scuole medie, non è affatto semplice, perché purtroppo Meghan è vittima di bullismo, la prendono in giro in continuazione. E mentre sta frequentando la terza elementare, Meghan confida a sua madre che vorrebbe assolutamente sparire, farla finita. Questa situazione la porta a cambiare scuola più volte a causa di questi attacchi continui. Meghan è presa di mira ogni santo giorno. E per riuscire a superare un momento così difficile, sua madre, Christina Mayer, nel 2002 decide di portare Meghan da uno psichiatra, che le diagnostica la sindrome da deficit dell'attenzione e dell'iperattività, una sindrome depressiva acuta, e inoltre Meghan ha davvero un forte problema con l'autostima, a causa del suo peso. Infatti, fin dall'infanzia, Meghan è perseguitata da un altro disturbo, il sovrappeso. Nella sua preadolescenza, Meghan è davvero molto alta, 1,67 m, però pesa 94 kg. Questa sua condizione obbliga Meghan a fare diete ferree fin da quando è piccola. Quelle diete la accompagnavano giorno dopo giorno e questa ennesima situazione nella sua quotidianità la rende ancora più taciturna e triste. Però passano gli anni, Meghan cambia parecchie scuole e a 13 anni inizia a frequentare una scuola media cattolica privata ad Ard Empire in Missouri. Finalmente Meghan in questa nuova scuola si trova bene, nessuno la prende in giro, nessuno la prende di mira e si fa anche degli amici. Per Meghan, in effetti, il concetto di amicizia è davvero difficile da comprendere, in quanto non ha mai avuto delle vere e proprie amiche prima di arrivare in quella scuola. Meghan quindi inizia il nuovo anno nella nuova scuola, ma purtroppo una delle sue poche ed uniche amiche viene messa da parte, ossia Sarah Drew. Sarah e Meghan poco tempo prima si frequentavano parecchio, erano molto amiche, però come accade spesso a quest'età, quindi quando si hanno 12-13 anni, Meghan, cambiando scuola ed entrando totalmente in un altro contesto, inizia a farsi dei nuovi amici e a partecipare a delle attività extrascolastiche, come ad esempio la pallavolo. A dirla tutta, Sarah è anche l'opposto di Meghan. Timida, introversa, molto insicura, mentre invece Meghan, una volta che si riprende dai suoi problemi, risulta comunque una ragazzina frizzante, estroversa, piena di cose da fare. È assolutamente intraprendente ed è anche espansiva, Meghan. In passato però, quando Meghan non stava troppo bene, ha legato parecchio con Sarah. Si frequentavano spesso, essendo per di più vicine di casa, una dormiva a casa dell'altra molto spesso, uscivano sempre assieme, facevano sempre molte compere assieme. Però la verità è una: la personalità di Meghan non si sposa troppo con quella di Sarah. Dovete sapere che nella zona in cui abitano Sarah e Meghan c'è molto affiatamento tra il vicinato, in quanto le madri delle ragazze si aiutano tutte, anche perché quando sono rimaste in dolce attesa avevano tutte più o meno la stessa età. Di conseguenza si può tranquillamente affermare che i vicini hanno visto i vari figli, anche quelli degli altri, crescere, imparare a giocare a palla, ad andare in bicicletta, e tutte queste cose qua, insomma. Chiunque sottolinea che in quel quartiere non è mai successo nulla. Però ad un certo punto arriva un giorno e accade una cosa. Lori Drew, ossia la madre di Sarah, ossia l'amica che Meghan ha smesso di frequentare, a quanto pare che ha la faccia come il di dietro, va da Christina e inizia a dirle cose del tipo: sai, pare che tua figlia non voglia proprio più frequentare la mia Sarah, non le risponde neanche su MySpace. La madre di Meghan a questo punto si sente anche in difficoltà e Christina dice a Lori che è una buona cosa se Meghan ha cambiato scuola, perché finalmente sta bene, si sente bene, sta meglio. È anche salita di livello per quanto riguarda la pallavolo e quindi si allena sempre più spesso e fa anche molte più partite. Nel frattempo però a Meghan il cambio scuola fa davvero tanto bene. Si è riuscita a inserire, i suoi compagni le parlano tutti,
Nessuno la prende in giro ed è proprio in quel periodo che inizia a scoppiare la moda di MySpace, una rete sociale in cui era possibile avere degli amici e chattare con loro. Meghan vorrebbe tanto poterlo usare, registrarsi e avere un account tutto suo, però sua madre non è molto d'accordo in quanto Meghan ha solo 13 anni. Però la ragazza alla fine riesce a convincere la madre dicendo che a tutti a scuola lo usavano e se non si fosse iscritta avrebbe perso tutti quanti i suoi nuovi amici. Cristina, la madre di Meghan, è comunque un po' titubante, principalmente per un motivo in particolare. 3 anni prima, Meghan e Sara avevano fatto una marachella. Le due ragazze avevano creato un profilo MySpace falso in cui come fotoprofilo figurava una bella ragazza. L'idea delle due ragazze era di parlare con qualche ragazzo carino che non se le sarebbe filate di pezza se avessero caricato una foto loro originale. Però quando Cristina, la madre di Meghan, viene a sapere questa cosa, non la prende troppo bene, in quanto è spaventata da possibili ragazzi con intenti birichini che avrebbero potuto entrare in contatto con Meghan e quindi le ordina di cancellare l'account. Ed ecco spiegato il motivo per cui Cristina, la madre di Meghan, è così dubbiosa sulla faccenda. Però allo stesso tempo vede sua figlia che è davvero triste e giù di morale e quindi le promette che ne avrebbe discusso con suo padre, Ronald. Dopo aver discusso col marito, Cristina decide che è il momento di far vivere delle nuove esperienze a Meghan. Di conseguenza le permette di creare un account, ma con delle restrizioni. La password dell'account di MySpace non ce l'ha in mano Meghan, bensì i suoi genitori. Ogni volta che Meghan vuole accedere a MySpace, i suoi genitori devono andare lì apposta a inserire la password perché Meghan non la conosce. Insomma, Meghan può accedere al suo account, ma solo quando glielo permettono i suoi genitori. Di conseguenza, Meghan crea il suo profilo con il nickname Pretty Bling. Sul suo profilo, Meghan non mente, scrive tranquillamente che frequenta la terza media vicino a St. Louis, in Missouri. Però c'è un'evidenza. Meghan ama davvero tantissimo quel mondo virtuale, si scatta continuamente foto, selfie, le posta molto spesso sul profilo. Però sua madre continua ad essere l'unica a conoscere la password dell'account di Meghan. Però, nonostante Meghan sia tenuta sotto controllo da sua madre, inevitabilmente inizia a passare sempre più tempo online. Aggiorna spesso il suo profilo personale su MySpace e tutte le sue amiche di scuola sostengono che ogni volta che si collegavano la trovavano online. Dopodiché succede una cosa. Dopo 3 settimane dalla creazione dell'account di Meghan, ecco che la contatta un ragazzo, ossia un certo Josh. Meghan ovviamente avvisa subito la madre, la chiama e le fa vedere che un certo Josh Evans le aveva chiesto l'amicizia. Josh Evans però nel suo profilo ha scritto che ha 16 anni e Cristina non è molto d'accordo che sua figlia senta un ragazzo così grande. Però Meghan inizia a convincere sua madre che non sarebbe successo nulla di grave, di star tranquilla e quindi accetta l'amicizia proprio dinanzi a sua madre. In questo caso Cristina decide di dare fiducia a Meghan, però le chiede una cosa. Chiede di eliminare immediatamente Josh dagli amici e di avvisarla, in caso iniziasse a scriverle qualcosa di strano o bricconcello. In questo modo Josh e Meghan iniziano a scriversi, a sentirsi. Presto iniziano a sentirsi tutti i giorni, sempre via internet, e Josh manda a Meghan anche delle sue foto. E lei ovviamente ne è terribilmente affascinata perché Josh è un gran bel ragazzo. Quindi cosa fa Josh? Commenta continuamente le foto di Meghan, le dice che è carina. Le fa un sacco di complimenti, le dice che ha dei bellissimi occhi, le dice che ha dei capelli favolosi. Ovviamente, dato il passato di Meghan, ricevere tutti quei complimenti la fa stare davvero, ma davvero bene. È al settimo cielo. La verità è che Meghan si è presa una bella cotta per Josh. Josh, però, nel frattempo racconta anche qualcosa della sua vita a Meghan. Gli dice che è cresciuto in Florida e che si è trasferito da poco a O'Fallon, in Missouri, che è la città natale di Meghan. Inoltre le confida di avere i genitori separati. E Meghan, che per natura è sempre stata una persona dal cuore d'oro, premurosa, ci sta vicino, lo conforta. E questo ovviamente porta la ragazza ad affezionarsi sempre di più a Josh. Infatti, poco dopo essersi conosciuti online, i due iniziano a dire di essersi fidanzati. Nel frattempo, il compleanno di Meghan si avvicina, sta per compiere 14 anni e quindi invita anche Josh alla sua festa. Però Josh si inventa una scusa, dice che non ci sarebbe stata per quel weekend e che sarebbe andato a trovare dei suoi parenti in Florida. Meghan quindi fa un altro passo, gli chiede il suo numero di telefono, proprio per poter parlare con lui quantomeno a voce. Ma Josh le dà una risposta strana. Ossia, Josh dice a Meghan che sua madre non aveva abbastanza soldi per procurarsi un telefono. Cristina, la madre di Meghan, capisce immediatamente che quella è una scusa bella e buona. La madre di Meghan si rende conto che molte scuse di Josh non la rendono sicura. Ad esempio, lui dice in continuazione a Meghan che non ha internet a casa, che quindi ogni volta che si sentono lui non è a casa sua ma da qualche altra parte. Quando Meghan prova a chiedergli di
dove sia, dove si connette, lui non dà mai delle risposte chiare. Insomma, non dice mai a Megan dov'è, non gli dice mai guarda, sono da tale amico. Niente di niente. Per di più aggiungiamo il fatto che il ragazzo ha un account MySpace, ma sua madre non ha abbastanza soldi per procurarsi un cellulare. Cristina, la madre di Megan, sente che proprio c'è qualcosa che non va, ci sono troppe cose che non le tornano. Di conseguenza decide di parlarne direttamente con Megan. Megan ovviamente minimizza tutto, dice alla madre che è paranoica, che pensa sempre al peggio. Però Megan non convince del tutto Cristina. Secondo lei, Josh nasconde qualcosa. Nel frattempo però accade qualcosa. Man mano che Josh e Megan si avvicinano, il rapporto tra Megan e Sarah Drew si raffredda progressivamente. Iniziano a parlare sempre di meno e Sarah si allontana da Megan totalmente. Fino a quando passa qualche giorno, è mattina, e mentre Megan è a scuola, Cristina, sua madre, vede il computer della figlia ancora online su MySpace. Vede Josh, è online, e quindi decide di scrivergli semplicemente ciao. Il problema è che riceve risposta e anche in questo caso a Cristina le cose non tornano. Josh è un ragazzo sedicenne, anche lui dovrebbe essere a scuola, non online su MySpace. Cristina però decide di rispondere a Josh con sincerità e quindi gli scrive: sono la madre di Megan. Dimmi, non credi di essere un po' troppo grande Grande. per lei? Cristina, dinanzi a questo messaggio inviato a Josh, riceve delle risposte alquanto strane. Quelle risposte sono bizzarre, non sembrano affatto scritte da un sedicenne. Infatti Josh le risponde: guardi, capisco che è molto preoccupata per sua figlia, la capisco, le vuole bene, quindi comprendo la sua difficoltà, però io sono un bravo ragazzo. Questa risposta così tanto normale, però, fa spaventare ancora di più Cristina. Perché un sedicenne difficilmente risponderebbe così. E dato che queste risposte non sembrano formulate da un sedicenne, le si palesa in mente la peggiore delle ipotesi. Cristina teme che Megan sia in contatto con un ragazzo molto più grande di lei. Cristina quindi non sta zitta, non sta ferma, prova ad agire, chiama la polizia, spiega la situazione e dice ai poliziotti che vuole capire se il profilo di Josh sia reale. Purtroppo però Cristina non riceve buone notizie, in quanto la polizia risponde che non hanno la possibilità di controllare se un profilo sia falso o meno, a meno che all'interno di quel profilo non ci siano frasi che rivelano l'intenzione di voler fare del male a sua figlia. La chiamata si conclude e Megan rientra proprio in quel momento da scuola e sua madre non riesce a mentirle, le dice la verità. Quindi le spiega che ha chiamato il 911 per capire chi sia effettivamente Josh. Ma ovviamente Megan non la prende bene, si offende, si arrabbia e corre in camera sua. Di conseguenza Megan si collega in gran fretta su MySpace, con la speranza che il suo fidanzato virtuale non abbia cancellato il suo profilo a causa di sua madre. Però stranamente quella stessa sera Josh chatta con Megan come se nulla fosse successo. Anzi, le dice delle cose tipo è tua madre, ti vuole bene, ti vuole solo proteggere. Insomma, come se non fosse successo nulla. A questo punto, Cristina Meyer, la madre di Megan, è davvero preoccupata perché quello non è assolutamente il modo di porsi di un sedicenne. Megan è attratta dai ragazzi dolci e gentili. E Josh effettivamente è dolce e gentile, ma non la conta giusta. Cristina continua a pensare che Josh non sia un sedicenne, bensì un ragazzo molto molto più grande. A questo punto non sa cosa fare. Istintivamente vorrebbe che la figlia cancelli immediatamente il profilo di Josh, ma è consapevole che se avesse agito così, la figlia di rimando avrebbe agito come qualsiasi adolescente. Avrebbe iniziato a mentirle, in ogni caso sarebbe riuscita in qualche modo a sentire il suo Josh. E quindi Cristina è letteralmente a un bivio perché da una parte si sente costretta a permettere a sua figlia di fare qualcosa che per lei si è già spinto oltre il limite prefissato. Dall'altra invece sa che se avesse impedito a Megan di sentire Josh, Megan non l'avrebbe ascoltata, avrebbe mentito e a quel punto avrebbe potuto mentire su qualsiasi cosa andando avanti. Infatti Cristina teme che sua figlia Megan possa arrivare a incontrare Josh in segreto. E non si fida, è spaventatissima. Cristina di conseguenza non fa niente, si limita semplicemente a continuare a tenere d'occhio la figlia. Passa quindi del tempo fino a quando non accade una cosa in particolare. Mancano esattamente 3 settimane al compleanno di Megan e la ragazzina sta organizzando la sua festa. È il 16 ottobre del 2006 quando Megan entra su MySpace come al solito per parlare con Josh. E appena Megan si collega sul suo profilo MySpace, le crolla letteralmente il mondo addosso. Megan ha già di suo un animo fragile, in passato ha davvero sofferto parecchio. E quando legge il messaggio di Josh che dice: non voglio più essere tuo amico perché non sei una brava persona, ci resta davvero tanto male, Megan. La ragazza, dinanzi a questo messaggio, chiama sua madre in lacrime perché ovviamente l'istinto è pur sempre quello di chiamarla quando succede qualcosa. Megan è piccola ancora, ha solo 13 anni. Cristina
Cristina quindi va a vedere e legge il messaggio che Josh ha inviato a Megan. Megan chiede alla madre come mai Josh le abbia scritto quella cosa, ma la madre non ne ha idea, in quanto non ha mai capito chi sia Josh. Quindi Cristina dice a Megan che forse Josh quel giorno aveva passato una brutta giornata, era di cattivo umore, insomma, le inventa delle scuse del genere. Megan quindi risponde al messaggio di Josh chiedendogli semplicemente: perché mi scrivi queste cose? Non ottiene risposta, prova a inviare quel messaggio per altre 3 volte, ma continua a non ottenere risposta. Quindi Cristina, la madre di Megan, la convince a staccarsi dal computer. Megan quindi va a letto, però non riesce proprio a capire il comportamento di Josh, quindi passa quasi tutta la notte in bianco e sua madre è davvero molto preoccupata perché la vede di nuovo tanto triste, perché negli occhi della figlia rivede il periodo in cui è stata vittima di bullismo. Quando Megan le ha confessato di voler fare quel terribile gesto, aveva solo 8 anni. Ma passa la notte, arriva il giorno dopo e Megan va a scuola. Quando sua madre però la va a riprendere al termine dell'orario scolastico, si rende conto che Megan non solo è triste, ma è anche nervosa. Il punto è che quel giorno Cristina non pensa possa essere successo chissà che cosa, in quanto sua figlia aveva spesso già sbalzi d'umore di suo, e purtroppo non è una novità per lei vederla con la faccia triste. Chiariamoci, quando dico che Cristina non si è eccessivamente preoccupata, intendo che in ogni caso avrà chiesto alla figlia in 20 minuti almeno 5 o 6 volte se stesse bene. Megan risponde a monosillabi, è triste e tiene lo sguardo basso. Quando rientrano a casa, Cristina vede che Megan è ancora molto triste e quindi le dice: ma basta con questo muso lungo, stai ancora pensando a Josh? E quindi Megan incalza e chiede immediatamente a sua madre di entrare nel suo account di MySpace. La madre glielo concede anche se stava andando davvero di fretta, quindi prima di uscire di casa si limita a entrare in camera di Megan e a dirgli: esci da MySpace. Però non la controlla, non controlla se Megan esca effettivamente da MySpace oppure no. La madre si fida in questo frangente di sua figlia e quindi esce di casa per andare a fare le sue commissioni. Megan però non ascolta sua madre, non esce da MySpace e poco dopo Josh risponde al suo messaggio. Le risponde: hai capito bene, non piace a nessuno, nessuno vuole essere tuo amico. Josh continua e le scrive anche: non piace a nessuno qui a O'Fallon. La madre di Megan, Cristina, nel frattempo è fuori casa e chiama a casa per assicurarsi che Megan abbia fatto il logout da MySpace, e a risponderle è una Megan totalmente in lacrime. La madre quindi le chiede cosa sia successo e Megan dice alla madre che Josh le ha scritto una cosa davvero crudele e brutta. Non piace a nessuno qui a O'Fallon, nessuno ti vuole come amico. Cristina quindi è molto preoccupata considerando i problemi della figlia. Continua a dirle di scollegarsi da MySpace e poi le dice che sarebbe tornata a casa presto, il prima possibile. Megan però non esce da MySpace e si rende conto che Josh ha convinto un sacco di suoi amici virtuali e anche della sua scuola a insultare Megan. Megan continua a leggere insulti meschini per mezz'ora, fino a quando sua madre la richiama nuovamente. A questo punto Megan è totalmente disperata, sta singhiozzando, la madre non riesce neanche a capire quello che dice per telefono, quindi tenta di farla calmare e poi chiede a Megan che cosa sia successo d'altro. Megan le dice tutto. Le dice che hanno postato un sondaggio su di lei e tutte le opzioni del sondaggio sono solo insulti verso di lei. La madre di Megan a questo punto è sempre più preoccupata, continua a dire alla figlia di uscire da MySpace e cerca di fare il più presto possibile proprio per tornare a casa dalla figlia. Però Megan a quel punto non ascolta neanche più sua madre, butta giù il telefono senza neanche risponderle, mentre Josh continua a scriverle cose davvero crudeli e cattive. Le dice cose del tipo: sei disgustosa, non scrivermi più. Ma Megan risponde sempre nello stesso modo, è incredula. Non capisce. E quindi continua a chiedergli: perché mi stai dicendo questo? Che cosa ti ho fatto io di male? Arrivano le 5 del pomeriggio, Cristina rientra in casa e trova Megan a piangere disperata davanti al computer. Fissa lo schermo del PC in lacrime, inizia a dire: mamma, mi odiano tutti! Infatti tantissime persone in rete hanno pubblicato insulti verso Megan. E a quel punto inizia a rispondere dicendo: non sono affatto così, al limite siete voi che siete fatti così, però non è sufficiente, ovviamente. La risposta di Megan non ha alcun risultato e la madre di Megan, Cristina, non può che assistere alla situazione allibita e senza parole. E purtroppo in quel frangente l'unica cosa che le viene da dire a sua figlia è purtroppo una cosa molto sbagliata. Ossia dice a Megan: è per questo che non volevo che andassi online ed è per questo che ti abbiamo dato delle regole. Ma Megan in quel momento si sente malissimo e quindi guarda sua madre e le dice: ma quindi mi stai dicendo che è colpa mia? Quindi Megan sente di non aver vicino neanche sua madre e scappa disperata in camera sua. Mentre corre verso il corridoio incrocia anche suo padre e l'unica cosa che dice è: papà, mi odiano tutti, e poi corre in camera per chiudersi la porta alle spalle. Il padre quindi chiede a Cristina quale sia il problema
E la madre di Meghan spiega a Ronald che dei bulli su MySpace la stavano prendendo di mira. Nel frattempo scende la sera. Christine e Ronald stanno preparando la cena, quindi iniziano a parlare. Christina dice a Ronald che si è proprio pentita di aver permesso di far usare MySpace a sua figlia. E quindi spiega a Ronald tutti gli accadimenti del pomeriggio per filo e per segno. E anche Ronald in questo caso è davvero molto frustrato dalla situazione perché si rende conto di non poter far molto. Nel frattempo, il padre e la madre di Meghan aspettano che la ragazza si tranquillizzi un po' e quindi stanno in cucina a parlare. Passano circa 20 minuti. Christine e Ronald sono in cucina e Christina sta parlando, ma a un certo punto, di botto, si ferma, non conclude neanche la frase che sta pronunciando e sostiene di aver sentito un brivido attraversarle il corpo, una terribile sensazione. Quindi Cristina va verso la camera di Meghan e trova la figlia, purtroppo senza vita. Meghan è fragile e già in passato ha sofferto di depressione e purtroppo Meghan in questo caso non ce l'ha fatta. Internet è sconfinato, non equivale a essere presi in giro a scuola e questo purtroppo Meghan non riesce a sopportarlo. Il ritrovo di Meghan è tremendo, i genitori pensano di poterla ancora salvare. Hanno provato a svegliarla in ogni modo possibile perché Meghan ha ancora un battito molto flebile. Di conseguenza provano a rianimarla più volte. Nel frattempo, Cristina, la madre di Meghan, è totalmente in confusione. Urla, gira intorno a se stessa, sale in casa, schizza da una stanza all'altra, poi si dirige fuori da casa, nel suo cortile, e chiama il 911, chiedendo a loro di andare a salvare sua figlia. Cristina è totalmente a pezzi e, per di più, si incolpa anche della situazione. Quando arriva l'ambulanza, Meghan ha un battito flebile, però non respira. I medici intervenuti hanno ipotizzato che Meghan avesse smesso di respirare da almeno 20 minuti. Meghan comunque viene portata in ospedale, ma non ce la fa e il giorno dopo viene dichiarata senza vita. Di colpo, il peggior incubo si è rivelato realtà. Meghan Mayer, la figlia di Christina e di Ronald, non c'è più. Questa storia, ragazzi, potrebbe concludersi qui. Potrebbe essere la triste storia di una ragazzina che in rete si è ritrovata a chattare, quindi ad affezionarsi, alla persona sbagliata. E invece la realtà, ragazze e ragazze, supera anche l'immaginazione. Ronald Mayer e Christina Mayer, dopo la dipartita della figlia, sono distrutti. Però hanno un compito ben preciso: trovare Josh Evans, il ragazzo che ha fatto partire tutto e che ha portato Meghan a compiere il fatale gesto. Ronald e Christina sono sicuri, dietro la dipartita di loro figlia c'è quel ragazzo, c'è Josh Evans. Ronald, per esattezza, vuole proprio trovare il ragazzo per chiedergli come mai il suo atteggiamento è cambiato da un giorno all'altro nei confronti di sua figlia. Insomma, vuole sentire il suo movente. Ronald, quindi, appena arriva a casa, va immediatamente verso il computer che usava Meghan. E purtroppo l'ultimo messaggio che ha visualizzato Meghan dice: "Tutti sanno, O'Fallon, chi sei. Sei una brutta persona e ti odiano tutti. Hai una vita che fa schifo. Tanti auguri, il mondo sarebbe migliore senza di te." Ron quindi chiama immediatamente la moglie e glielo legge. Però, appena finisce di leggere questo messaggio a sua moglie, il messaggio, come per magia, scompare. Il profilo di Josh Evans sparisce da MySpace, viene eliminato. Pare che il ragazzo conosciuto da Meghan sia al corrente di ciò che è accaduto, quindi cerca di eliminare le sue tracce. L'account cancellato fa sparire tutte le interazioni che Josh e Meghan hanno avuto su MySpace e quindi tutto si sbriciola totalmente. I coniugi Mayer non hanno nulla tra le mani. Christina prende male la tragedia di Meghan, ovviamente. Non riesce a dormire, si stende in continuazione nel letto in camera di Meghan e passa ore e ore lì, stesa, da sola, a piangere. Piange davvero tanto. Il fatto però che Christina non riesca più a dormire le permette di fare delle ricerche proprio su questo Josh Evans. Però sembra tutto inutile. Ogni pista possibile individuata da Cristina si rivela poi essere sempre un vicolo cieco. Di conseguenza Cristina perde anche l'unica forza che la tiene in qualche modo attiva. Si lascia andare, si disinteressa. Poi però si presenta alla loro porta una vicina dei Mayer, ossia Lori Drew, la madre di Sarah, l'ex migliore amica di Meghan, che invita Ronald e Christina alla festa di compleanno di sua figlia Sarah. Christine e Ronald non hanno assolutamente alcuna voglia di partecipare a una festa di compleanno per una bambina, però pensano di dover esserci più che altro perché credono che Sarah sia davvero molto male. Ronald è talmente tanto a disagio che appena spengono le luci iniziano a cantare "Tanti auguri a te". Per Sarah non ce la fa. Esce dalla casa e ovviamente sua moglie lo segue a ruota. Nel frattempo, un'altra vicina di nome Michelle Mulford parcheggia la macchina dall'altro lato della strada e osserva un attimo Lori e Christina. Quella vicina, Michelle, sa
sa un terribile segreto. Michelle Marford, quando ha visto lo scambio tra le due donne, ha pensato: oh, finalmente Lori gli sta dicendo quello che sa riguardo a Joe Evans. E invece succede tutt'altro, perché Lori, prima che Cristina se ne vada, le dice che hanno comprato un biliardino per Natale da regalare a Sara e quindi gli chiede se può tenerlo nascosto lei nel suo garage. Lori vuole che Cristina, una madre in lutto, conservi il regalo di sua figlia in garage per Natale. Credo che sia davvero un qualcosa di meschino. Madonna mia, ragazzi, che cattiveria. Intanto Michelle Mulford si rende conto che Lori a Cristina non ha detto proprio un fico secco. Quindi inizia a sentirsi in un certo senso pressata perché lei è a conoscenza di un segreto che ribalta totalmente la visione della dipartita di Meghan. Quindi arriva un giorno, sta per uscire, ma mentre sta per uscire con Ronald, ecco che riceve una chiamata da Michelle Mulford. Immediatamente, appena la donna si presenta al telefono, Ronald e Cristina collegano immediatamente. Quella donna abitava al numero 14 della loro via. Quindi Cristina in effetti collega il fatto che Michelle Mulford sia una donna che abita nella loro via, ma non ha mai avuto troppi rapporti con lei. Quindi Cristina chiede come possa aiutare Michelle e Michelle risponde: per favore, potete venire a trovarmi oggi? Riguarda Meghan. D'altronde sono passate ben 5 settimane dalla tragedia e Michelle sente di dover dire la verità a Cristina. In realtà però Cristina cerca di liquidarla, dice che deve uscire, anche perché trova davvero strano quell'invito, insomma non ha rapporti con i Mulford. Però Michelle Mulford insiste, continua a dire che è importante e quindi dopo un po' Cristina e Ron vanno a trovarla. Michelle appena accoglie Cristina e Ron gli dice di accomodarsi in salotto e poi spara la bomba, dice di sapere un segreto molto importante su Meghan. Cristina e Ron a questo punto sono attenti, sono all'ascolto e Michelle rivela: Josh Evans non esiste, è solo un'invenzione. I coniugi Meyer sono davvero sconcertati, ma Michelle continua e dice: la persona a scrivere era Lori Drew, la madre di Sara. Lori Drew è in realtà Josh Evans ed è proprio in questo caso che questa storia va oltre ogni limite dell'immaginazione. Perché ben presto si scopre che Lori Drew, con l'aiuto di sua figlia Sara e della sua nuova migliore amica Ashley, aveva creato proprio un nuovo profilo su MySpace chiamato Josh Evans. Michelle racconta che di base funzionava così: Lori Drew dettava legge e le ragazze eseguivano ciò che gli veniva chiesto di fare. La figlia di Michelle ha detto a sua madre che in realtà Lori voleva solo fare uno scherzo di cattivo gusto a Meghan. Lori quindi cosa aveva intenzione di fare? Qual era il suo piano malefico? Voleva arrivare a mandare un messaggio tramite Josh Evans a Meghan, col fine di invitarla al centro commerciale. Così lei si sarebbe presentata e avrebbe potuto iniziare a prendersi gioco di Meghan. Peraltro, Michelle sostiene anche che Lori e Sara se ne vantavano. A questo punto Cristina è incredula, il suo lutto arriva a un livello successivo, la presa di coscienza e poi la rabbia, quella vera. La donna pensa solo al fatto che vuole andare da Lori e affrontarla, farsi giustizia da sola. I coniugi Meyer quindi escono da casa di Michelle e tornano a casa loro. Sono ancora increduli. Aprono il garage e vedono il famoso biliardino, ossia il regalo che Lori aveva chiesto a Cristina di tenere in garage per Sara. Sia Ron che Cristina scattano, prendono il biliardino e iniziano a farlo in mille pezzi. In quel momento si stanno semplicemente sfogando, sono pieni di rabbia. Quindi Ron e Cristina caricano il regalo distrutto di Rory in macchina e poi, incazzati neri, lo scaricano nella proprietà di Lori Drew. Però non fanno altro, non fanno del male alla donna. Scelgono semplicemente di tornare a casa. Lori Drew nel frattempo trova il regalo spatasciato fuori da casa sua e quindi va davanti a casa dei Meyer sbigottita, come se non stesse capendo in realtà la situazione. Lori, da fuori casa, chiama Cristina e le dice che vuole darle la sua versione dei fatti. Ma Cristina, la madre di Meghan, non ce la fa più, è sull'orlo di una crisi di nervi e quindi esce di casa e urla contro Lori: tu mi devi una figlia! Hai solo la minima idea di che cosa hai fatto? Voglio che provi esattamente ciò che ho provato io. Lori però non ha alcun rimorso e si limita a tornare a casa guardando male Cristina. Però Lori fa un altro passo. Chiama la polizia perché decide di fare una segnalazione, denunciando il fatto che Ron e Cristina le hanno distrutto la proprietà. Cristina guarda Lori e ribatte: e ringrazia che ti abbiamo distrutto solo quello. E a questo punto Lori incalza e dice: pensano che io sia responsabile della dipartita di loro figlia? A questo punto di nuovo Cristina non ce la fa più. Si alza e sbraita: hai fatto finta di essere un sedicenne e hai letteralmente reso la vita impossibile a mia figlia. Lori però in realtà è tranquillissima, anzi, minaccia di sporgere denuncia. Una denuncia che però poi non è mai andata a sporgere. Ora però la polizia e l'FBI indagano sul coinvolgimento di Lori riguardo la dipartita di Meghan. Però c'è un problema: le forze dell'ordine si trovano davanti ad un muro insormontabile.
e dicono che non possono fare nulla perché il tutto è accaduto online. E in quel momento ancora purtroppo non c'è alcuna ordinanza sul bullismo in rete. Quindi Cristina capisce che lei a dover prendere in mano la situazione, a dover fare qualcosa. Decide prima di tutto di raccontare la sua storia alla stampa nazionale e quando i media diffondono la sua storia, le persone rimangono senza parole. Non riescono a crederci che dietro quella storia ci sia un adulto. Ed è proprio a causa dell'impatto mediatico che ha avuto questa storia che Lori Drew effettivamente viene condannata per raggiro. Tuttavia, il giudice aggiunge che condannare Lori per falsa identità su MySpace avrebbe significato condannare tutte le persone che per un qualsiasi motivo su internet hanno mentito, anche per la loro sicurezza. In ogni caso, Lori Drew rischia 3 anni di carcere, anche 2 anni dopo la dipartita di Meghan. Ed è proprio in quel momento che decide di cambiare casa, di trasferirsi. Questo caso ha indotto diverse giurisdizioni a emanare o a prendere in considerazione di aggiungere una legislazione che vieti le molestie su internet. Il consiglio della città di Dardenne-Pairi, luogo in cui Meghan frequentava la terza media, ha approvato un'ordinanza il 22 novembre del 2007, proprio in risposta alla tragedia avvenuta a Meghan. Nel 2007 il Missouri ha davvero iniziato a rivedere le sue leggi proprio riguardo questo caso. Ecco perché ha aggiornato le sue leggi in modo da poter agire anche in caso di molestie via computer, messaggi o ancora telefonia mobile. Questa legislazione entra in vigore il 28 agosto del 2008. Christina Meyer ha fondato la Meghan Meyer Foundation con sede a Chesterfield, nel Missouri. Questa organizzazione esiste per promuovere consapevolezza ed educazione, ma non solo. Si concentra anche sul come i genitori possano affrontare un fatto simile insieme a loro figlio o a loro figlia. Christina Meyer cerca di far capire che qualsiasi atto di bullismo va condannato e non va mai preso sotto gamba. Purtroppo Cristina, per muoversi e per arrivare a questa consapevolezza, ha perso sua figlia. Meghan non meritava certamente di fare quella fine. Era una ragazzina, aveva solo 13 anni e tutto questo è iniziato a causa di una vicina che voleva farle un dispetto, una vicina per di più adulta. Questo caso, ragazzi, l'ho trovato davvero davvero strano, quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Io ho finito di sproloquiare questo video, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione e mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.